Comandante, l'esercitazione di oggi a cosa serve? L'esercitazione di oggi serve praticamente a addestrare il personale nell'esercitazione di pluriarma, quindi con personale di più armi, e in particolar modo l'obiettivo a cui tendiamo è quello di addestrare il personale nel settore della mobilità, quindi nel supporto della mobilità delle nostre forze, delle forze amiche. Quindi non è soltanto uno show, ma è qualcosa anche che ha un senso operativo? Assolutamente, l'obiettivo principale chiaramente è di natura operativa. Poi abbiamo voluto anche far sì che di aprire come segnale di apertura nei confronti della comunità piacentina, che da sempre è vicina al secondo reggimento Pontieri. Abbiamo voluto dare questa occasione agli studenti, alla cittadinanza di poter assistere a quello che facciamo, però chiaramente l'obiettivo è assolutamente di natura operativa. Le attività sono diverse, c'è un'attività prettamente militare, operativa, per addestrare appunto i militari ad interventi in possibili scenari di crisi, quindi che consiste appunto nel superamento di un corso d'acqua inguadabile come può essere il fiume Po, quindi la realizzazione di un ponte e poi il successivo attraversamento. L'altra attività consiste nel far vedere, in questo caso oggi, ai giovani studenti, ma non solo ai giovani studenti, il potenziale rischio ancora esistente degli ordigni inesplosi. Quindi dare la consapevolezza a tutti i presenti, del rischio ancora esistente e cosa si deve fare quando ci si trova di fronte a questo tipo di ordigni. Quindi chiaramente non ci si deve avvicinare, non lo devo toccare e devo subito avvisare le forze dell'ordine. A quel punto intervengono gli specialisti dell'esercito per disattivare l'ordigno e distruggerlo. Utilizzate anche unità cinofile? Sì, oggi ci saranno delle unità cinofile, in particolare ci sono due, noi chiamiamo capacità diverse, ci sarà un cane capace di individuare esplosivo e l'altro capace di individuare delle mine. È stato spiegato durante il briefing cosa fa l'esercito, cosa fa il genio in generale, perché queste capacità che vedranno oggi non sono solo del genio Pontieri, ma di tutti i reggimenti genio che sono dislocati sul territorio italiano, da nord a sud. Quindi e tutti i reggimenti hanno questi team specialistici di cui parlavo prima, che intervengono giornalmente per la rimozione e la distruzione di ordigni inesplosi. La prima soluzione è quella che non trova altro che fare le stesse operazioni che farebbero.